Schmas! Bentornati in questo nuovo episodio. Torniamo a parlare di difesa personale. Molte persone credono che frequentare un corso di difesa personale equivale automaticamente a essere in grado di difendersi. Ma è un po' come dire che chi prende la patente è in grado di guidare un rally o una corsa professionistica. Beh, non è così. Ne parliamo dopo la sigla. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi torneremo a parlare di difesa personale e a proposito della difesa personale io ho due parole, letteralmente due parole magiche che vi spiegano istantaneamente la difesa personale che vediamo un po' in giro, ma queste parole ve le dirò più avanti. Cerchiamo di fare però un ragionamento molto equilibrato. Partiamo dicendo che chi frequenta un corso di difesa personale lo fa perché vuole essere in grado di difendersi e quindi attraverso il corso di difesa personale pensa di essere in grado di difendersi. Come ho detto nell'introduzione però è un'idea sbagliata, poi vi spiego anche nel dettaglio meglio perché. È un po' come dire appunto che chi ha la patente è in grado di guidare e quindi è in grado di guidare in qualsiasi occasione. Magari chi ha la patente è in grado di guidare tranquillamente lungo le strade normalmente, ma non è automatico che possa poi cimentarsi in un rally o in una gara su strada. Beh ragazzi, i corsi di difesa personale sono la stessa cosa. Il fatto di studiare come difenderti non ti dà però la certezza di poterle poi usare certe tecniche in condizioni particolari. Allenarsi nella difesa personale infatti non vuol dire per niente che una persona automaticamente poi sarà addestrata a combattere. La necessità di difendersi per l'uomo è una cosa che ha affrontato fin dalla sua comparsa sulla Terra. La necessità di difendersi da animali, da situazioni pericolose, da altre persone è una cosa che è stata sempre presente nella nostra vita. Ma oggi c'è questa falsa cultura che dedicarsi a un corso di difesa personale gli insegnerà come difendersi, come sopravvivere. In genere questi corsi dedicati esclusivamente alla difesa personale non consigliano di praticare anche arti marziali. Troppo lungo, troppo complicato, troppi schemi da seguire, troppi allenamenti che cominciano a perdersi nel niente. No, bisogna studiare direttamente il problema, direttamente la tecnica e cercare di usarla al meglio. Inoltre, secondo tantissimi istruttori di difesa personale, le arti marziali tradizionali che poi prevedono anche delle competizioni sono falsate, perché allenarsi in un contesto di gara, di competizione sportiva, di uno contro uno su un ring, su un tatami, non è veritiero. Quindi allenamenti in palestra con caschetti, con protezioni, con paradenti, naturalmente con sessioni dedicate a tempo, esercizi particolari, non servono secondo loro per la difesa personale, perché queste cose non rispecchiano poi la realtà di quello che secondo loro dovrebbe succedere in strada e soprattutto ci sono queste regole che vanno appunto a non rendere veritiero tutto l'apparato della difesa personale, che invece richiede di essere diretto e immediato. Quindi la difesa personale non si impara nelle arti marziali. E quindi dove si impara la difesa personale? Come si apprende a difendersi? Si apprende nei 1000 corsi di difesa personale che trovate in giro da tutte le parti. Fino a pochi anni fa nessuno avrebbe saputo dove andare per fare un corso di difesa personale, ma oggi magicamente ogni centro, ogni palestra, ogni associazione ha il suo magico corso di difesa personale. Naturalmente all'interno di questo grande pubblico, a questo grande complesso che è i maestri della difesa personale, ce ne sono tanti che hanno dei bagagli tecnici validi, che vengono da situazioni e da studio di arti marziali valide e che quindi sono in grado di presentare l'arte marziale e la difesa personale in un certo modo. Ma per la maggior parte invece dei casi degli insegnanti la difesa personale è solo un concetto, un'idea per poter avere tantissime persone che pagano i corsi.
il web è pieno di maestri che fanno vedere video veloci di pochi secondi, che risolvono situazioni in pochi secondi, che sono però, ragazzi, ridicoli e incommentabili. Ma attenzione, questi video non sempre vengono realizzati così a caso, c'è proprio una strategia dietro. È una strategia volta a far creare discussione, magari tra chi pratica arti marziali ed è esperto, che comincia a criticare alcune tecniche. Questi video corti e improbabili solleticano insomma la curiosità dell'inesperto, di quello che pensa che con un movimento A, B e C, 1, 2 e 3 riesce a liberarsi e a sopravvivere da un attacco che gli è stato fatto all'improvviso. Insomma, questi video, ragazzi, sono stati e sono creati ad hoc per dilagare, per fare curiosità, per far parlare, per attirare. Insomma, è un piano ben congegnato. Ogni piccola tragedia o episodio brutto che capita, che viene ripreso nella vita reale con un telefonino, diventa subito materiale per fare delle visualizzazioni con la scusa di sensibilizzare, con la scusa magari di portare l'attenzione su alcune cose, mentre invece se un insegnante porta avanti un insegnamento, una strada sulle arti marziali, sicuramente non ha bisogno di questi episodi per mostrare quello che lui fa. È una cosa che fa nel tempo, che fa con costanza, e sicuramente non ha bisogno di commentare il povero disgraziato di turno che è stato aggredito, picchiato, mostrando dei filmati che riprendono questa situazione qua. Questo è tutto marketing, ragazzi, è fatto solo esclusivamente per portare commenti facili, per portare discussioni all'interno dei loro canali, insomma per portare sempre l'attenzione alta su uno scontro fra chi ritiene la difesa personale valida e tra chi invece ritiene la difesa personale un po' discutibile, perlomeno per le modalità con le quali viene mostrato. Ma vi siete mai chiesti questo? Veramente una persona può essere in grado di difendersi da un malintenzionato che non ha nessunissima intenzione di abbandonare il suo bersaglio? Veramente una persona normale che fa una vita normale, tranquilla di tutti i giorni, a un certo punto può veramente difendersi da una persona che è abituato alla violenza, che è abituato a maltrattare, a colpire, a sopraffare le sue, chiamiamole, vittime? Veramente pensate che si possa fare questa cosa? Veramente pensate che sia possibile difendersi da un aggressore che è totalmente imprevedibile, che non ha nessuna tecnica particolare, che è disposto a tutto pur di farvi del male? E pensate davvero che in un momento del genere, dopo essersi addestrati in un corso di difesa personale di un paio d'ore a settimana, magari avendo ricevuto anche il vostro bel diploma da appendere al muro, veramente pensate che in quel momento voi possiate reagire anche a livello emotivo nel modo giusto, senza farvi spaventare, senza farvi paralizzare dalla paura, senza farvi andare nel panico? Veramente pensate che si possa fare questo? E soprattutto, mettendo anche il caso che io riesca davvero a contrastare questa cosa, pensate davvero che l'avversario o il mio diciamo assalitore possa fermarsi solo perché si è accorto che io in qualche modo posso riuscire a difendermi? E quindi a questo punto, per fermare il mio aggressore, sono disposto a diventare io a un certo punto il vero aggressore? Sarete disposti a fare voi del male, nel vero senso della parola, alla persona che vi ha aggredito, per cercare di neutralizzarla in tutti i modi? Siete pronti alla vista del sangue? Siete pronti alla vista davvero di rompere un arto, di far veramente male o di mettere addirittura in pericolo la vita del vostro, chiamiamolo, avversario? Veramente credete di essere pronti, allenati a fare questo? Scommetto che in pochi di voi si sono mai soffermati a pensare queste cose qui. Ma ecco che improvvisamente nella descrizione di questi istruttori, insegnanti di difesa personale, le città diventano immediatamente, improvvisamente, una descrizione distorta della realtà. Ecco infatti che durante l'allenamento verrà fuori sempre questo discorso: le città diventano improvvisamente dei luoghi non sicuri, le strade sono piene di malviventi pronti ad aggredirti. Ogni capobranco avrà la possibilità di schioccare le dita e far uscire letteralmente dalle pareti tantissimi scagnozzi che vi assaliranno,
tutti insieme, perché non gli importa niente della vostra vita, sono lì solo per farvi del male. Negli esempi di questi insegnanti siete sempre soli in queste strade buie e strette dove vi ritrovate aggrediti all'improvviso. Inoltre, gli energumeni che vi arrivano addosso per aggredirvi sono sempre forti, più grossi di voi, giganteschi, e poi sono ubriachi, drogati, quindi sono insensibili al dolore, sono insensibili alla fatica. Insomma, ragazzi, vi siete ritrovati davvero in una situazione disastrosa. Un famoso sociologo negli anni 80 disse che ognuno di noi nella propria vita si ritroverà in delle situazioni spiacevoli e a volte potrebbero essere anche pericolose, da cui potremmo uscire semplicemente ignorandole o andandosene via. Ma per qualche ragione strana l'uomo invece tende sempre a mettersi nei guai. Quindi è per questo che, secondo questi istruttori, verremmo aggrediti con le forze dell'ordine completamente assenti, da soli contro uno o più avversari che letteralmente ci vogliono uccidere. Ed ecco che in questa figura, in questa immagine distorta delle nostre città, delle nostre strade, di questo scenario apocalittico alla Robocop, questi insegnanti presentano un'alternativa. Un paio di ore a settimana e tutti, ripeto, tutti, avranno la possibilità di neutralizzare questi attacchi e di difendersi da queste persone. Ed è così che la realtà prende una piega completamente diversa. Un gigante armato di coltello viene disarmato in pochi secondi, viene colpito e poi viene messo fuori combattimento. In un altro scenario, l'energumeno che ci sta molestando verrà colpito ai genitali, si accascerà per terra, dove verrà raggiunto da un paio di calci veloci per poi darmi la possibilità di scappare, e subito dopo di chiamare le forze dell'ordine, che in quel momento magicamente ritorneranno operative sul territorio. Naturalmente, per convincere le persone che questa cosa è possibile, ci sono delle frasi, delle argomentazioni che, dette lì per lì e anche nei corsi, sembrano anche valide, ma ve ne voglio dire qualcuna. In genere, chi insegna la difesa personale è solito dire: la difesa personale è il saper picchiare per strada e non su un ring o su un tatami. Questo lascia subito intendere che un praticante di difesa personale ha molte più possibilità di potersi difendere in strada da un ragazzo che invece da una persona che si allena e combatte, o magari che ha già combattuto diversi incontri su un ring o su un tatami. Questo perché? Perché chi combatte nel settore sportivo, si dedica alle arti marziali tradizionali, ha un regolamento da seguire e non è allenato a colpire i punti deboli dell'avversario, non è allenato a continuare il combattimento, perché è abituato che l'arbitro a un certo punto lo ferma, mentre noi della difesa personale possiamo usare tutte le nostre armi a disposizione per far male all'avversario. Noi della difesa personale siamo autorizzati a mettergli le dita negli occhi, a spaccargli i genitali e insomma a farne di tutti i colori, non dobbiamo preoccuparci dell'arbitro. Innesca nel praticante una falsa sicurezza, è un po' come dire: guarda, se tu dovessi combattere contro anche Tyson oggi, vinceresti tu, perché potresti mettergli le dita negli occhi, nel naso, potresti dargli un calcio negli attributi, insomma, Tyson non sarebbe preparato a subire questo. Noi della difesa personale sappiamo gestire situazioni pericolose ed è bene allenarsi in questo, perché oggi non si sa mai. Beh, ma attenzione a quello che sto per dire. Un italiano su tre oggi pensa di vivere in una zona pericolosa. Questa percezione aumenta addirittura nelle donne. Ma sappiate che ci sono degli studi che confermano quali sono i paesi meno sicuri e quali sono i paesi magari un po' più sicuri da questo punto di vista. Beh, naturalmente, con tutto quello che sentiamo in giro, è chiaro che l'Italia ha un problema di criminalità diffuso sul territorio. Ma è proprio così? Il paese che guida la classifica come paese meno sicuro al mondo è il Venezuela. E l'Italia? Beh, ragazzi, che ci crediate o no, l'Italia è considerata nella classifica uno dei paesi più sicuri del mondo. L'Italia ha un indice di criminalità bassissimo, molto inferiore anche in Europa rispetto all'Inghilterra o addirittura alla Francia. E l'impressione, appunto, che gli italiani non si sentono sicuri, come ho detto all'inizio, beh, ragazzi, quella è una percezione, ma la percezione non è indicativa della realtà che poi c'è sul territorio. Ed ecco che in realtà una delle cose più frequenti che vi può accadere oggi è quella che
vi rubano il parcheggio un attimo prima che voi state per parcheggiare la vostra macchina. E quindi devo difendermi immediatamente, scendiamo a litigare perché devo far valere il fatto che quel posto era mio. Quella è tua casa. Ma cosa fai? E quando non è possibile difendersi, dobbiamo creare un diversivo e scappare. Beh, sono solo io a pensare che magari se siamo aggrediti veramente da qualcuno che ci vuol far del male, potrebbe anche rincorrerci. Perché chi si allena alla difesa personale è pronto a combattere fino alla morte. D'altronde le strade sono piene di mostri e dobbiamo imparare tutti a combattere contro questi mostri. Perché la difesa personale si fa in strada. Il ring del praticante di difesa personale è la strada. Da una famosa frase di Rocky. E quindi che vuol dire? Vuol dire che per la maggior parte del tempo l'immagine è quella di una persona normale che si aggira per le strade buie, che sta andando al parcheggio a prendere la sua macchina, che è rimasta isolata da tutta la civiltà in questo parcheggio, che è sospeso in un limbo buio dove alcune persone nascoste dietro la macchina da delle ore ti stanno aspettando. E nel momento che inserirai la chiave o premerai il bottone per aprire la tua macchina, eccoli che salteranno fuori, cercheranno di aggredirti per prenderti la macchina, il portafoglio, il telefono, insomma tutto quello che ti porti dietro. Ed erano lì solo per aspettare te. Probabilmente 9 su 10 vi ritroverete a combattere nello stretto, perché l'aggressione avverrà sempre quando meno ve l'aspettate e sempre in uno scenario che vi sarà avverso. A parte gli scherzi, dobbiamo essere veramente seri su questo argomento qua e riflettere. Ci sono categorie a rischio? Assolutamente sì. Ma le categorie a rischio sono le ragazze, le ragazzine, le persone anziane, gli uomini abitudinari e sedentari. E guarda un po', sono proprio le categorie che non sono in grado di difendersi né sono in grado di imparare a difendersi. In molti casi la situazione della difesa personale si mette semplicemente in atto cercando di non mettersi nei guai. Ma lo so già, qualcuno tra voi sta dicendo: ma cosa dice questo? Ma allora non li legge i giornali? Non vede le cose che succedono tutti i giorni? Qualcuno di voi sta pensando: ma sta dicendo che non succede mai niente, ma non è possibile. Non sto dicendo questo, ma attenzione, sto dicendo che purtroppo effettivamente una piccola percentuale di persone potrebbe effettivamente ritrovarsi in una situazione spiacevole da gestire. Di questa piccola percentuale di persone però che si ritrova in questa condizione, bisogna poi scorporare quante di queste persone che si sono ritrovate in questa situazione hanno messo in atto alcune precauzioni per cercare di non ritrovarsi poi in situazioni spiacevoli. Rimarrà una piccola percentuale che di persone che purtroppo, è vero, nella loro vita potrebbero ritrovarsi a dover gestire davvero un brutto quarto d'ora. Ma quindi prendiamo la difesa personale e applichiamola a questa piccola percentuale di persone che si ritrovano in questa situazione. Veramente pensate di potervi difendere così? Veramente pensate di poter uscire vivi da una colluttazione facendo questo? Veramente pensate che in caso di aggressione una cosa del genere vi possa salvare? Veramente pensate che in una fase di colluttazione davvero una cosa del genere vi possa salvare? Beh ragazzi, esempi ve ne potrei fare tantissimi, guardate qua quanti modi ci sono per difendersi e per tornare a casa illesi. Ma vi ricordate quando all'inizio vi ho detto che sono in grado di spiegarvi la difesa personale letteralmente in due parole? Se siete tra quelli che pensano veramente di potersi difendere in questo modo da alcune aggressioni, beh, le ho le due parole per voi. Buona fortuna.